Turismo, agricoltura, clima e rifiuti. 50 giovani saranno formati e diventeranno protagonisti di una nuova sostenibilità ambientale. È un progetto che si sviluppa nel comune di Colledara, in provincia di Teramo, nella riserva naturale di interesse provinciale di Fiume Fiumetto, un piccolo parco che si estende su un territorio di oltre 80 ettari. Tra le azioni, un corso per educatori della sostenibilità per 50 ragazzi giovani tra i 18 e i 32 anni, residenti nei comuni della provincia di Teramo, con attenzione alle aree interne, che avranno occasione di formarsi e realizzare un gruppo attivo sul proprio territorio. Qual è il rapporto dei giovani oggi con l'ambiente? I giovani oggi hanno come tematica per avere un futuro, anche un po' lo vivono come preoccupazione, ma anche come opportunità, perché è un momento di inclusione, di socialità, soprattutto adesso con la pandemia c'è questa necessità proprio di stare all'aria aperta. L'abbiamo visto quest'estate nelle nostre oasi, nelle nostre riserve, abbiamo avuto un picco di presenze e quelli che sono i lavori verdi possono essere un momento di inclusione sociale ma anche di prospettiva lavorativa. Il coinvolgimento delle giovani generazioni è l'obiettivo principale di Azione Province Giovani, bandito dall'Unione delle Province Italiane, che ha assegnato al progetto Teramano un finanziamento di oltre 31.000 euro. Come nasce questo progetto e in che consiste? Questo progetto nasce l'anno scorso, quando l'UPI praticamente finanzia con il Fondo delle Politiche Giovanili le attività che appunto possono svolgere gli enti comunali e provinciali a favore appunto dei giovani. Noi come provincia siamo stati felici di questo subito, quindi siamo andati a Roma per capire come, in che cosa consisteva, e praticamente la provincia poteva essere praticamente promotrice di questa iniziativa e coinvolgere dei partner. Sono stati appunto coinvolti il comune di Colledara, gli ACCP, per appunto valorizzare la risorsa naturale Fiume Fiumetto. Capofila del progetto la provincia di Teramo, insieme ai partner il WWF Teramo, l'Istituto Abruzzese per le Aree Protette e la cooperativa di comunità Riscatto.